once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Ecco il nostro hotel Residence Inn, New York, downtown Manhattan, zona Financial District, 215 Pearl Street. Ragazzi, zona consigliatissima. Invece la vostra destra, uno dei diner più famosi di New York. Ciao people, secondo giorno a New York e adesso iniziamo a camminare. Purtroppo, come vedete, come potete constatare, a parte il fatto che fa un freddo freddissimo e oggi hanno dato tantissime piogge, acquazzoni, quindi stiamo pensando di andare un po' più nei mall più famosi, due mall che vi facciamo vedere a tra poco. Ciao. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Le prendiamo? Quello glazed? Quello glazed? Io prendo della sua base. One glazed, one jelly e one bacon. Vediamo. Questo che cos'è, Dani? Questo è burro e pecan. Burro e pecan, vai, morsone. Com'è? È buona? Buonissima? Andiamo, assaggio anch'io, guardate. Ta-da. Troppo burrosa? Come si direbbe qua, too much per me. Mi sa molto dolce, molto burrosa. Provo la glazed. Andiamo? Questo qua è proprio semplice semplice. Cioè, notare la proprio la glassa e la proprio è sofficissima. Cin cin. Buonissima. E poi questa che cosa sarebbe? Jelly, penso sia marmellata. Comunque questo qua è come se fosse un po' il nostro bombolone, tanto per intenderci. Non so se anche voi lo chiamate così. A Milano si dice bombolone o krafen, tipo. Andiamo? Wow, è molto ricco. Voi cosa ne pensate di donuts? Per noi anche i donuts è il top. Poi sono bagnati, sono buoni. Cosa danno? Sono bagnatine dentro. Thank you.
Dove prima si ergevano le torri gemelle, ora troviamo le piscine riflettenti. Monumento commemorativo, ciascuna piscina presenta l'iscrizione dei nomi di coloro che hanno perso la vita negli attacchi e i visitatori possono portare i loro rispetti, aggiungendo un fiore al monumento. Simon Classic. Let's try. I want Simon Classic bagel. Almo bagel, what do you want? Adesso proviamo il Black Seed Bagel al classico salmone. Let's try. Oh, bellissimo. Ah, guarda, ce l'hanno già tagliato in due. Guarda che meraviglia. Salmone, cheese, poi cosa che c'è? Ci sono i capperi.
Direi il pomodoro abbastanza in prima vista. Sì, esattamente. Iniziamo dal primo morso, guardate che meraviglia, ragazzi. Abbiamo preso il multigrain bagel, guardate. Parto con l'assaggio, ci sono anche le cipolline rosse, forse vedono, sì. Vado. Oh, buono. Allora, molto buono, però di salmone ce n'è un po', ma la crema al formaggio è veramente tantissima, per il mio gusto è forse troppo, però molto buono. Laggiù c'è la Statua della Libertà, ma è tutta la nebbia intorno, e poi quello che vedete lì, rosso, è il Museo dell'Immigrazione. Noi continuiamo a camminare, ragazzi, sta ancora piovendo tantissimo, vedremo dove possiamo andare. A dopo. Dog, combination of sweet and savory taste, classic Korean style corn dog. Io ho scelto questo e Daniele ha scelto questo. Video e proviamo il Korean hot dog.
piaciuto, Dani? Ti è piaciuto, Dani, il Soul Fresh Corn Dogs? Buono. Buono? Mm? Niente che vedere col pollo di ieri sera, ma buono. Sì. Questa qua è molto bella. Creamy vodka tomato sauce with a blend of cheese. Wow. Questa qua con... col meatball parmesan. Meatball parmesan, normale. Questa qua con i peperoni. Ah, che bella. Meatball Sicilian. Questa qua con la carne. Che carino che il posto. Ok, proviamo la pizza con i peperoni. Vai Dani, assaggia. È lava adesso. Caldissima? Ma stranissimo perché? Super crocca sotto, per piacere a morire. Assaggiamo, wow, guarda che morsone che ha dato Daniele. Com'è Dani? Molto buona? Ci piace? Thumbs up, ok. Provo anch'io. È enorme, è veramente enorme. Allora, vieni più avanti, se no ti sporco tutto. La salsa è buonissima. Fai vedere sotto la crosta. Aiosa e super buona. I peperoni sono buonissimi, super crocchi e... è spicy. E spicy. E poi formano questa conchiglietta e ci puoi prendere tutto il sughetto che... scusate, guardate il sughetto com'è. Vado. Pomodoro atomico. Sembra il sughetto di mia nonna. Goduriosissimo. Buono, buonissimo. Alcol pizza. Una crust alla vodka. Crust alla vodka. Ok, let's try. Con una bella birra Habs. Vediamo il nostro Dani come se la gode. Cosa ne pensi? Me ne fai assaggiare un pezzo anche a me, Dani? Buonissima ragazzi, ma c'è la cremina? No, è la mozzarella al contrario. Mozzarella al contrario. Metto la mozzarella sotto e il pomodoro sotto. Dai, non facciamo i pignoli con l'espresso in America. Dovrebbero farlo bene. Vediamo. Questa è la famosa carrot cake. Bella. Proviamo? Oh. Questa è una delle mie torte preferite. Grazie, grazie.
Guardate qua che meraviglia. Guardate, guardate che bel pezzettone cremoso. È super fruttoso. C'è tantissima cannella e poi c'è questa crema bianca al burro che è burrosa ma è leggera, non è pesante, non sembra grassa, ma in realtà è grassissima. Quindi entrati in un 7-Eleven qua vicino Greenwich e guardate che snack strani. Guardate, un pezzo di mozzarella stick con il salame, oppure questo cheddar, altro snack così. Le birre le vendono o così grandi oppure già nelle confezioni da 6, da 8, da 12. C'è anche la Heineken, la Stella Artois. E poi ci sono tutte le bevande. Tutte bevande, acqua. E poi... Sì. Anche la Coca Zero, cos'è questa tuba? Un sacco di succhi. Ok, come aperitivo mi prenderò un succo di Buddha, vediamo come sono.